Però Vedder è l'uomo da battere, Hope è il secondo ora alla partenza con Musial. Tutto in sei centesimi, tutto per sei centesimi, partiti nei primi 50 metri, 5.497, migliore tempo di spinta assoluto, primo tempo, tre centesimi di vantaggio, scendono i tedeschi, Hope, il suo frenatore in maniera molto buona in questa prima parte delle curve del labirinto, hanno ancora il migliore intertempo, quindi sei centesimi, raddoppio nel vantaggio, molto buona questa entrata, ecco la curva Van Dion, e poi escono in maniera pulita, impegnano anche questa curva, molto buona anche questa, ci sembra quasi perfetta la loro discesa. Infatti conferma anche Eugenio Monti che segue questa telecronaca, lo vediamo annuire con la testa, è molto buona la prova, 44 centesimi, si giocano tutto in questo finale di manche i tedeschi per il titolo mondiale e vanno a concludere con 1,84 di vantaggio, 54,85 il parziale, un tempo i svizzeri che hanno il migliore tempo dopo tre manche, totale li vede davanti per sei centesimi, hanno realizzato sempre lo stesso tempo di spinta dei tedeschi, vediamo se sanno fare lo stesso in questo momento, partiti, 4,97 tempo da battere, sulla vostra destra 4,95, hanno migliorato ancora, hanno fatto meglio dei tedeschi, dovrebbero poter essere davanti alla squadra della Germania dell'Est, hanno due centesimi di vantaggio ancora che vanno ad aumentare quelli preesistenti di sedi, vediamo adesso impegnati nella curva del labirinto che poi vanno a concludere per impegnarsi nella curva per vedere, qui sono già con questo intertempo a 4 centesimi, hanno perduto qualche cosina ma hanno sempre fatto registrare un finale eccezionale nella parte bassa della pista, nel rettifilo dei prati e qua ancora bene, ancora il secondo intertempo, hanno un ritardo di 10 centesimi, in questo momento sono secondi, i tedeschi sono primi, devono soltanto cercare di guadagnare, scende ancora al secondo e sono secondi.